che ci si attende da un agente sanitario, perché ha sviluppato, direi con successo, delle forti competenze lo statistico e sostanzialmente collabora intensamente con noi ed è un po' il trade union tra la nostra istituzione e la Breast Unit di Cremona. Questo è un aspetto assolutamente importante che sottolinea quello che dicevo prima, le figure che possono fare ricerca, che devono fare ricerca, non necessariamente devono essere medici. Daniele è uno splendido esempio in questo senso. D'altra parte ricordo, per chi i pochi non lo sanno, che una caposala ha fatto la Karnofsky Lecture all'American Society of Clinical Oncology, testimonianza del fatto che la ricerca la possiamo fare tutti. E la sua relazione sarà MDM, ci spiegherà poi cos'è. Sono curioso di sentire che cos'è. Multidisciplinary Case Management Meeting. Prego. Buonasera a tutti. Nel presente intervento mi occuperò della multidisciplinarietà quale approccio ottimale alla diagnosi e al trattamento della patologia mammaria. Affronterò il tema dei meeting multidisciplinari secondo quanto suggerito dalle linee guida internazionali, soffermandomi poi sull'esperienza dell'unità operativa multidisciplinare di patologia mammaria dell'azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona. Come si è accennato nella sessione mattutina del convegno, EUSOMA ha tracciato una serie di linee guida e di indicatori di qualità per la creazione di unità di senologia certificate che prevedono tra l'altro un numero minimo di 150 casi di nuova diagnosi di carcinoma mammario trattati annualmente, la disponibilità di specialisti di varie discipline qualificati nel trattamento della patologia mammaria, l'integrazione e con i programmi di screening, la creazione di percorsi e la stesura di protocolli specifici per la gestione della patologia mammaria in tutte le sue fasi, la raccolta di dati clinici in un database dedicato per l'audit, la ricerca clinica, l'informazione al paziente, la comunicazione della diagnosi, la gestione dei casi clinici attraverso meeting multidisciplinari. I meeting multidisciplinari per la gestione dei casi clinici sono riunioni programmate tra professionisti della salute di diversa estrazione, ma con specifiche competenze, nel nostro caso nel trattamento della patologia mammaria, che permettono di discutere collegialmente i casi di nuova diagnosi e i casi di recidiva o di progressione di malattia e di giungere a una pianificazione ottimale dei percorsi terapeutici. I meeting hanno la finalità di determinare, in base ai dati clinici disponibili e alle linee guida, il trattamento più appropriato per ogni paziente nella sua individualità. Hanno la finalità di selezionare i pazienti candidabili per la partecipazione a protocolli di sperimentazione clinica, di documentare in termini medico-legali i trattamenti da proporre al paziente e di fornire opportunità educative ai diversi membri del team. EUSOMA raccomanda che questi meeting multidisciplinari siano tenuti almeno settimanalmente e che siano oggetto di regolare verbalizzazione. Un'unità di senologia certificata deve discutere nei meeting almeno il 90% dei casi di nuova diagnosi ogni anno e tutti i membri del team multidisciplinare dovrebbero il più possibile partecipare ai meeting previsti. Sempre secondo le linee guida EUSOMA, il team multidisciplinare dovrebbe essere composto da un nucleo di specialisti dedicati alla diagnosi, alla terapia e al follow-up dei pazienti affetti da carcinoma mammario, che sono poi gli specialisti intervenuti nella sessione mattutina del convegno, quindi il radiologo, il patologo, il chirurgo, l'oncologo, il radioterapista, i professionisti infermieri e assistenti sanitari. Esistono poi altre figure che collaborano nella gestione del paziente e che possono in varia misura essere coinvolte nella partecipazione al meeting, per esempio il genetista, il fisioterapista. Ma da dove derivano e in che cosa consistono questi meeting multidisciplinari? La denominazione stessa di Multidisciplinary Case Management Meeting rivela la sua duplice anima. Da un lato vi è il case management come modello organizzativo dei percorsi di cura atto a favorire l'efficacia e il controllo della spesa attraverso l'individualizzazione degli interventi sanitari e il monitoraggio della qualità dei risultati raggiunti.
Dall'altro lato vi è l'approccio multidisciplinare alla cura, che è uno degli strumenti essenziali per il case management, nella forma dell'organizzazione interdipartimentale, dei gruppi oncologici multidisciplinari per patologia e dei meeting multidisciplinari. Ma l'approccio multidisciplinare in senso stretto è solo una delle possibili modalità in cui si può articolare il lavoro di un team multidisciplinare. L'approccio multidisciplinare prevede che professionisti di formazione diversa lavorino in modo coordinato pur mantenendo una netta autonomia di valutazione e di azione. Tale approccio può evolvere nella direzione dell'interdisciplinarietà, per cui i membri del team con le loro specifiche competenze collaborano in modo interdipendente per interpretare i risultati e sviluppare un piano di azione condiviso. Un ulteriore sviluppo può portare nella direzione della transdisciplinarietà, per cui il campo comune e condiviso di valutazione e di azione dei membri del team si estende fino a implicare sia i processi di cross-training e una certa flessibilità nei ruoli e nelle responsabilità. Un team multidisciplinare può quindi andare al di là di un puro approccio multidisciplinare alla cura. L'approccio, ecco, mi scuso un po', è disordinato nell'immagine. Comunque, l'approccio multidisciplinare è comunque ritenuto una delle pratiche cliniche migliori per la pianificazione del trattamento nel paziente oncologico. Un approccio multidisciplinare efficace può favorire la selezione di percorsi diagnostico-terapeutici conformi alle linee guida più aggiornate e attuali, può favorire un notevole beneficio per i pazienti anche in termini di outcome, con incrementi di sopravvivenza tra il 15 e il 20% rispetto ai pazienti seguiti con approcci differenti. Può portare a una migliore possibilità di rilevare i bisogni psicosociali dei pazienti, a una migliore comunicazione tra i membri del team e alla riduzione della morbilità psicologica tra i medesimi membri. L'approccio multidisciplinare favorisce infine un migliore coordinamento dei servizi e permette di evitare ai pazienti faticosi pellegrinaggi tra vari specialisti dislocati in centri diversi, che spesso si traducono in interventi tra loro privi di connessione e continuità. Per quanto riguarda il carcinoma mammario, nel 2003, nel 2006 e nel 2009 il Parlamento europeo ha dichiarato che lo screening, la diagnosi e la cura dovrebbero essere effettuati esclusivamente da team multidisciplinari di professionisti della salute, poiché ciò migliora le possibilità di sopravvivenza delle pazienti e incrementa la qualità della vita. Ha perciò chiesto che tutte le donne affette da carcinoma mammario abbiano il diritto di essere curate da team multidisciplinari e ha invitato gli Stati membri a sviluppare una rete capillare di unità di senologia certificate che soddisfino i criteri di qualità indicati da Eusoma. In Italia, il Piano Oncologico Nazionale 2010-2012 ha riconosciuto che è necessario garantire una presa in carico globale del malato fin dall'inizio del percorso terapeutico, attraverso un approccio che sia multidisciplinare e multidimensionale. L'organizzazione dell'attività di oncologia deve perciò prevedere momenti strutturati di condivisione e di confronto che sono indispensabili per realizzare un progetto assistenziale condiviso, tra cui i meeting multidisciplinari per la gestione dei casi clinici. L'indagine conoscitiva sul tumore della mammella, promossa dal Senato della Repubblica, ha ribadito con forza che il perno concettuale dell'unità di senologia è costituito dal meeting multidisciplinare per la gestione dei casi clinici, momento di aggregazione fondamentale in cui vengono discussi collegialmente sia i casi clinici all'inizio dei trattamenti, sia i casi di pazienti già sottoposti a intervento chirurgico e che necessitano di trattamenti precauzionali ulteriori. Per organizzare al meglio i meeting multidisciplinari, oltre alle indicazioni Eusoma, si fa riferimento anche ad altre linee guida internazionali. In base ad esse si assume che i meeting multidisciplinari debbano essere prospettici,
cioè debbano svolgersi prima dell'inizio di ogni regime di trattamento, non appena vi sia la disponibilità di dati clinici critici per la scelta terapeutica stessa. Devono essere questi meeting tenuti da un team con un nucleo ben definito di professionisti di estrazione diversa, che potrebbe includere anche la partecipazione dei medici di medicina generale. In ogni caso deve essere rispettata la riservatezza dei dati del paziente, il quale è tenuto a fornire il consenso preliminare alla discussione del suo caso nell'ambito del meeting. Nell'informativa da consegnare al paziente deve essere specificato che i meeting multidisciplinari sono parte del normale processo di cura. Come risultato dei meeting devono essere prodotte raccomandazioni sul trattamento, che non sono prescrittive, ma vanno comunicate al paziente in un setting predisposto e definito per una scelta consapevole e condivisa del piano terapeutico. Tali raccomandazioni vanno messe a verbale e vanno registrate nella cartella clinica del paziente. Per quanto riguarda l'esperienza dell'unità operativa multidisciplinare di patologia mammaria degli istituti ospedalieri di Cremona, è pratica consolidata da qualche anno tenere riunioni settimanali tra medici, chirurghi, oncologi e personale infermieristico e di laboratorio per la discussione dei casi clinici e la definizione dei possibili piani di trattamento, avvalendosi al bisogno della partecipazione e della consulenza di professionisti di altre unità operative coinvolte nella gestione del paziente oncologico mammario. Negli ultimi mesi, al fine di avviare a livello locale il processo di accreditamento USOMA, è stato progettato con l'Ufficio Qualità un percorso formativo dal titolo «La costruzione del sistema di gestione per la qualità fondato su indicatori qualitativi». In questo contesto si stanno approfondendo e perfezionando anche le modalità di organizzazione e di gestione dei meeting multidisciplinari per il carcinoma mammario e si è giunti a una migliore formalizzazione degli stessi. Nell'aprile del 2011 sono stati definiti in modo formale i membri del team multidisciplinare, allargato e istituzionalizzato l'intera azienda ospedaliera. Quindi è stato stabilito il coordinatore del gruppo, che è il direttore dell'unità operativa multidisciplinare di patologia mammaria, il verbalizzante del meeting, sono stati individuati due medici radiologi, due patologi, due radioterapisti, un chirurgo, un oncologo, un infermiere, un assistente sanitario. A completamento del nucleo del team sono stati nominati altri professionisti, quali il biologo, il data manager, l'esperto di comunicazione alla persona e il farmacista. Il team si riunisce in forma ordinaria nel giorno settimanale di lunedì, dalle ore 8:15 in poi, e in forma straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità. I casi oggetto di discussione vengono anticipati il venerdì mattina ai membri del team attraverso un sistema elettronico che permette di crittografare i dati identificativi dei pazienti. Ogni incontro viene verbalizzato attraverso un'apposita modulistica, è stata di recente predisposta. La verbalizzazione dei meeting della nostra unità operativa ha preso avvio a partire dall'aprile del 2011. In 6 mesi i casi complessivamente discussi nel corso dei meeting multidisciplinari sono stati 390. I dati relativi ai casi di volta in volta discussi nei meeting multidisciplinari vengono poi inseriti in un software oncologico ad hoc allo scopo di permettere il monitoraggio della qualità nella gestione del carcinoma mammario. Nel database oncologico vengono registrati, gestiti e analizzati i dati relativi agli approfondimenti diagnostici preoperatori, alla diagnosi istopatologica, al trattamento medico e al follow-up dei pazienti. La scheda computerizzata, di cui vediamo un esempio nell'immagine, permette di calcolare automaticamente, in modo standardizzato, gli indicatori raccomandati dalle linee guida nazionali e internazionali, consentendo così di effettuare l'audit della qualità. Desidero ringraziare il dottor Bottini, tutti gli amici e colleghi dell'unità di patologia mammaria, gli organizzatori del convegno per l'opportunità che mi hanno offerto di portare il mio contributo e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie.
Grazie Daniele, il multidisciplinarità in Piemonte si chiama GIC, quindi le cure, non abbiamo queste terminologie inglese, ma è più o meno la stessa cosa, però effettivamente è molto importante, effettivamente quello che dici, quello che hai detto è molto importante e ti ringrazio di questa bella comunicazione. Ci sono delle domande, ma io volevo chiederti questo, l'approccio multidisciplinare è sicuramente molto interessante ed è quello che il rovescio della medaglia è che discutere multidisciplinarmente il caso di una paziente è un comporta del tempo e i tempi sono sempre purtroppo limitati. Allora, quello che volevo chiedervi, nella vostra esperienza, ogni quante volte voi discutete la stessa paziente, perché è ovvio, alla diagnosi, il primo approccio è fin troppo scontato, ma dopo riunite l'equipe multidisciplinare tutte le volte che ci decide un cambiamento terapeutico, anche se questo cambiamento terapeutico è un cambiamento terapeutico, una terapia medica per la quale forse il radiologo non è così rispettabile. Ecco, noi cerchiamo il più possibile di allinearci alle linee guida USOMA che prescrivono, diciamo, che indicano come riunione, come termine di riunione, almeno una riunione settimanale, e le linee guida USOMA indicano che per ogni paziente venga discusso il caso collegialmente quando c'è una nuova diagnosi, quando c'è la nuova diagnosi, quindi nel momento precedente all'avvio della prima terapia, se vogliamo, medica piuttosto che chirurgica. E in realtà, per quanto ci riguarda, l'inserimento nel database è limitato a questi casi di nuova diagnosi, mentre la discussione è estesa ai pazienti anche che in corso di terapia richiedono un confronto multidisciplinare piuttosto che esteso, quindi all'intero team individuato, piuttosto che ristretto all'oncologo e al chirurgo, nell'unità di patologia mammaria stessa. Per questo noi settimanalmente ci riuniamo due volte, una con il team allargato che è composto dai membri di cui ho parlato finora, e quella si svolge al lunedì, mentre al mercoledì si svolge un meeting ristretto oncologo, chirurgo, personale infermieristico, assistente sanitario, personale di laboratorio. L'ideale sarebbe svolgere, riunire questi meeting il più in fretta possibile nel momento in cui ci siano dei dati aggiuntivi per un singolo paziente che siano critici però per modificare il suo percorso di trattamento. Questo è l'ideale.